Ciao a tutti amici di Zoo Planet! È il momento di guardare insieme un nuovo video dove farà tanto caldo. Siete pronti? Partiamo! Oggi via cappotti e maglioncini. Andiamo nei luoghi più caldi della Terra, i vulcani. Che siano raggiungibili via terra o che siano sottomarini, sono luoghi dove fa molto molto caldo. Più ci avviciniamo al centro e più le temperature salgono. Eppure ci sono alcuni animali che vivono nei vulcani, oppure molto, molto vicino. A volte sono forme di vita piccole, altre piccolissime, ma ci sono. Volete vederle tutte? Ma prima di cominciare, non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. I vulcani sono luoghi davvero inospitali. Tanto caldo e fumo, poco ossigeno, si respira male. Ma qualche animale riesce a cavarsela senza troppi problemi, anche sopra i 100 gradi. Allora cominciamo a vedere 10 forme di vita che non hanno problemi a vivere nei pressi di un vulcano. Il primo di questa lista è l'Hawaiian Happy Face Spider. Sì, si chiama proprio così. Il ragno hawaiano dalla faccia felice e si trova nelle foreste più vicine ai vulcani delle Hawaii. Non sappiamo perché questi ragni abbiano delle facce felici sulla schiena. Forse sono lì per scoraggiare o disorientare i predatori, per evitare di farsi mangiare. Alcune di loro hanno facce quasi accigliate, altri invece facce felici, e alcuni non hanno facce e sono tutti blu o arancioni. Ogni ragno può essere unico. Trascorrono gran parte della loro vita da soli. Dovete sapere che meno dell'1% di tutti i ragni si prende cura dei loro piccoli. Invece il ragno hawaiano, dalla faccia felice, fa parte di quell'1% che fa la guardia alle sue uova e porta il cibo ai suoi piccoli. Bisogna usare il microscopio per dare un'occhiata alla seconda forma di vita che sta bene vicino a un vulcano. È il Pyrococcus furiosus, scoperto da Karl Stetter nel 1986 al largo dell'isola italiana di Vulcano, questo batterio cresce a una temperatura sorprendente di 100 gradi centigradi, con un intervallo tra 70 gradi centigradi e 103 gradi centigradi. Non ha bisogno di ossigeno e si trova nelle bocche di mare profonde e nel fango marino vulcanico al largo dell'Italia. Una delle cose più interessanti è che si riproduce in soli 37 minuti. Un fatto molto interessante su questo batterio è che ha enzimi che contengono tungsteno, una cosa davvero rara in natura. Si tratta di un batterio molto utile in biologia e anche nell'industria. Si coltiva molto facilmente. Il terzo animale che vive nei pressi di un vulcano, proprio non te lo aspetti. Lo conoscete tutti in varie forme, anche perché, da sempre, fa molto paura all'uomo. È lo squalo. Un gruppo di scienziati che stava esaminando il Cavaci, un vulcano molto attivo sotto la superficie dell'oceano, vicino alle isole Salomone, ha scoperto che ci sono due specie di squali che vivono nelle acque calde e altamente acide del cratere. Gli squali sono stati osservati con l'uso di robot usa e getta, dotati di telecamere subacquee. Questo perché è impossibile per i sub avvicinarsi al cratere, anche quando non è in eruzione. Il rischio di subire ustioni da acido o di subire scottature per via dell'acqua bollente è altissimo. Ma in questo ambiente inospitale ci sono molti squali martello e squali seta. Proseguiamo con gli animali che amano particolarmente il caldo dei vulcani. Il quarto animale di cui parliamo si trova in Papua Nuova Guinea e il suo nome è ratto lanoso del Monte Bosavi. Questo grande topo è stato scoperto nel cratere di un vulcano estinto chiamato Monte Bosavi, nella provincia delle Highlands meridionali della Papua Nuova Guinea. Il cratere circolare di questo gigantesco vulcano è largo circa 4 km e circondato da pareti alte quasi 800 metri, intrappolando le creature in una sorta di mondo perduto, visitato molto raramente dagli uomini. Con un peso di circa 1,5 kg e la lunghezza intorno agli 80 cm dal naso alla coda, il ratto lanoso Bosavi è uno dei topi più grandi del mondo. Questo grande ratto è grigio argento con una folta pelliccia lanosa.
si nutre di foglie e radici e, probabilmente, costruisce nidi sotterranei sotto le rocce e le radici degli alberi. Con il quinto della nostra lista, torniamo alle forme di vita molto piccole, che si vedono solo al microscopio, perché questa ha cancellato per sempre una legge della scienza, lo strain 121. Fino al 2003, gli scienziati ritenevano che nessun organismo potesse sopravvivere a temperature superiori ai 121 gradi centigradi. Poi hanno scoperto un microbo, che ha preso il nome di strain 121. La capacità di crescere a 121 gradi centigradi è importante, perché questa è la temperatura che è stata usata per più di 100 anni per sterilizzare le attrezzature per scopi medici. Si tratta di un microbo scoperto per la prima volta negli Stati Uniti, al largo di Puget Sound, vicino a una bocca idrotermale. È capace di riprodursi a 121 gradi, da cui il suo nome, e può tollerare temperature fino a 130 gradi. In questa prima parte della nostra lista, come vedete vicino ai vulcani di terra e di mare, ci sono tante forme di vita strane e che non si trovano da altre parti. Quale di questi è il vostro preferito? Scrivetelo sotto nei commenti. Per vedere la seconda parte del video, trovate il link sotto in descrizione. Anche per oggi è tutto, ma non dimenticate di mettere like al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video.